Ciao ragazzi e bentornati sul mio canale e soprattutto benvenuti in un nuovo tutorial. Allora, oggi prima di passare al tutorial vi rubo solamente qualche secondo, promesso, perché ci tenevo a ricordarvi che giorno 10 luglio uscirà il mio ultimo prodotto in vendita che si chiama Cube Fix. Ho fatto un video trailer che, se vi siete persi, ve lo lascerò qui sopra nei consigliati, che praticamente è un'ora di spiegazione di magie con il cubo di Rubik che vi permetterà di adattarvi in ogni situazione che un mago potrebbe andare incontro. Per esempio magia da bendati, magia dove il cubo viene mescolato dallo spettatore, magia visuale, magia con previsione, mentalismo, insomma tutto quello che racchiude la magia con il cubo, ma soprattutto la magia nelle varie sfumature. Riceverete questo cubo davvero figo, secondo me. Come potete vedere è un cubo leggermente più piccolo. Riceverete una previsione fighissima e soprattutto avrete la vostra copia personalizzata numerata da 1 a 60 perché è un'edizione limitatissima e solamente per gli acquisti effettuati prima del 10 luglio, quindi durante il preordine, avrete la possibilità anche di scegliervi la vostra copia, per esempio la numero 1, la numero 10, la numero 50, insomma quella che più vi piace. Quindi vi lascio giù il link in descrizione per poter acquistare CubeFix e quindi ottenere la vostra copia personalizzata. Allora, anche per il video di oggi vado a salutare ovviamente chi ha utilizzato il codice Alemagix durante gli acquisti e mi ha taggato. Saluto Jose Sorre, Luke e saluto Ado Music. Quindi grazie per aver utilizzato il codice sconto Alemagix su lassonellamanica.com. Quindi detto questo non vi rubo altro tempo, passiamo prima alla performance e poi al nostro tutorial. Ciao Giusy, come vedi torniamo con le nostre carte, però oggi ti farò un gioco particolare perché sarà una magia con previsione. La cosa figa di questo gioco è che la previsione la sceglierai tu. Ok. Allora vado a prendere il nostro mazzo di carte, che non so se le conosci, ma queste sono le Keeper verdi, non so se a casa le hanno mai viste, comunque un mazzo di ottima qualità, però sono fighe. Sì. Okay. E posso anche andarle a mescolare. Ovviamente sono delle carte fuori quadri, fiori picche, tutte diverse. Ok. Lascio qui, faccio vedere in camera il nostro scatolino che è completamente vuoto. Sì, non c'è niente. Ok, non c'è niente. E lo vado a mettere qui. Quindi andiamo adesso a scegliere la nostra previsione. Prima di farlo dovrai fare una cosa davvero semplicissima. Dovrai alzare un piccolo mazzetto di carte, sì, però non superiore alle 20 carte. Okay. Perché poi dobbiamo fare un meccanismo davvero figo. Ok. Io mi giro, quello che dovrei fare sarà selezionare un po' di carte e prenderle. Okay. Una volta fatto le conti silenziosamente, io parlo così non ascolto quante carte tu abbia preso. E quando hai finito le nascondi dietro la schiena, sì, e indica con la mano quante carte sono, così da intrattenere anche i nostri spettatori a casa. Ok, mi giro. Quindi hai preso un mazzettino di carte, non so quante carte tu abbia preso, ma una richiesta te l'ho fatta, ovvero quella di non superare le 20 carte. Quindi vado a prendere 20 carte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 6, 7, 18, 19 e 20. Vado a prendere 20 carte perché in base alla tua scelta libera di carte che sei andata a selezionare dovrai prendere e ricordare la carta che corrisponde al totale, okay, delle tue carte prese. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Quindi qua dentro, sì, c'è una carta che adesso ti ricordi. Sì. Ti chiedo di darmi il mazzetto che prima hai scartato. Vieni. Perché il nostro gioco è già concluso. C'è una carta, sì, che adesso hai nella tua mente e che hanno loro a casa. Ti chiedo per la prima volta di prendere la carta che hai visto e di metterla da parte. 6 di picche. Ok, prendi e la metti da parte. Ok. Guarda una cosa figa.
Ti avevo detto che era un gioco con previsione. Guarda attentamente. Questo è il mazzetto delle 20 carte. Questo è il mazzetto rimanente. Questo è il mazzetto che tu hai selezionato e questa è la carta che hai scelto. La nostra previsione è stata sempre davanti ai nostri occhi, perché come vedete questo è un astuccio di bicycle rosse. Ti chiedo di girare questa carta di dorso, perché hai scelto esattamente l'unica carta dal dorso rosso. Ma come? 6 di picche. Ok ragazzi, passiamo al nostro tutorial, che vi assicuro è davvero semplicissimo. Tutto ciò di cui abbiamo bisogno è un mazzo, in questo caso di Keeper, dal colore verde, voi potete prendere un qualsiasi mazzo di carte, e una scatolina di un mazzo di un altro colore, in questo caso di un bicycle rosso. Ovviamente dobbiamo estrarre la carta che corrisponde alla carta ovviamente rossa e sostituirla con quella verde, per evitare, potete anche tenerla, ma meglio evitare che lo spettatore possa vedere due 6 di picche. Adesso tutto ciò che dobbiamo fare è posizionarla esattamente in 21esima posizione, 19, 20 e 21, esattamente come un vecchio video che abbiamo visto sul mio canale, dove il principio è quello di Paul Harris. Allora, il nostro setup è già completato e andiamo a inserire il mazzo all'interno dell'astuccio rosso. Però adesso non andremo a specificare il colore dell'astuccio. In tutta naturalezza diremo allo spettatore che faremo una magia con previsione e lasceremo lì sospeso questo discorso. Non diremo che abbiamo qui la scatolina rossa e queste sono le carte verdi. Semplicemente diremo che sarà un gioco con previsione. Prenderemo il nostro mazzo di carte, possiamo anche fare qualche cascata in questo modo, in maniera molto rapida. Volendo potete far vedere un po' di carte dalla cima e poi spingete con il pollice fino ad arrivare in fondo al mazzo. Facciamo anche controllare il nostro astuccio, ovvero la scatolina. Quindi faremo vedere che la nostra scatolina è completamente vuota e la metteremo così a vista per tutto il tempo dell'effetto. Quindi adesso facciamo qualche miscuglio. In realtà possiamo prendere massimo 20 carte, ma vi consiglio di non arrivare a 20, ma arrivate a 15. Dopodiché mettete tutto sotto. La cosa figa di questo gioco è che possiamo farlo anche con altri tipi di mazzi, in questo caso un mazzo da poker, ma possiamo eseguire questo effetto anche con un mazzo da briscola. Quindi facciamo tutto come visto nella performance, lo spettatore prenderà un po' di carte, ovviamente meno di 20, e le andrà a contare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Quello che dobbiamo fare adesso è far posare queste carte dietro la schiena dello spettatore, in maniera tale che noi non possiamo mai sapere quante carte abbia preso lo spettatore. Prenderemo il nostro mazzo, gireremo le carte di faccia e inizieremo così a contare 20 carte, perché appunto il nostro input è stato quello di prendere massimo 20 carte. E 20. Andiamo a scartare le altre. Diremo allo spettatore che poteva selezionare qualsiasi numero di carte dal nostro mazzetto, ma ha selezionato delle carte che sa solamente lui, e in base al totale dovrà memorizzare quale carta corrisponde ovviamente al suo numero di carte scelta. In questo caso è 13, quindi mi raccomando sempre di faccia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Come vedete il nostro 6 di picche, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ok, adesso il nostro spettatore ha una carta in mente, ma la cosa bella è che diremo che tutto questo era già previsto, perché faremo prendere il mazzetto che ha tenuto dietro la schiena e inizieremo a stenderlo in questa maniera qui. Diremo allo spettatore di prendere la carta da lui vista prima, che era il 6 di picche, e di metterla da parte. Anche in questo caso metteremo questo mazzetto di dorso, e per finire anche l'ultimo mazzetto, ovvero la rimanenza delle carte, la metteremo sul tavolino, perché anch'esse saranno tutte verdi. Diremo che la previsione in realtà l'avevamo già fin dall'inizio del gioco, ovvero il nostro astuccio di bicycle rosso, perché come abbiamo fatto vedere prima, questo non è un mazzo di bicycle rosso, ma è un mazzo di Keeper verdi, perché esattamente la carta che ha selezionato lo spettatore è l'unica carta di bicycle rosso.
Ebbene ragazzi, siamo arrivati alla conclusione di questo video. Come sempre vi ringrazio per la visione e vi ringrazio se acquisterete CubeFix, che troverete giù nel link in descrizione. Ringrazio anche Polaris per questa chicca, questa genialata, e noi ci vediamo al prossimo video.